Buongiorno amici, benvenuti al calendario. Oggi sono qui con un tutorial, ma prima di iniziare il tutorial volevo ricordarvi di iscrivervi al canale Instagram, di modo che potrete vedere quando posterò delle foto in anteprima, quando pubblicherò dei video e su cosa si tratterà. Tolto questo, oggi aggiorniamo chi ha in possesso della 500X, ok, Fiat 500X. Il Look Hornet da 5 pollici, quindi potremmo aggiornare il firmware in questione e l'ultimo rilasciato che è il 13.00.57.05. Quindi chi avesse il 12 e indietro può tranquillamente aggiornare con questa versione qua, è indifferente se avete il navigatore o no. Questo parliamo solamente di firmware. Ok, allora vi lascio il link in descrizione sotto come al solito. Una volta che scaricate il pacchetto, che è come questo che vedete qua, quindi una volta che clicchiamo sul link scarichiamo questo pacchetto, clicchiamo con il tasto destro, facciamo estrai file, mettiamo ok e vi darà una cartella come questa, ok, dove dentro ci sono tutti questi file. Questi file noi li copiamo così, quindi tasto sinistro tutti blu, tasto destro, tasto sinistro copia. Prendiamo una chiavetta USB, la mettiamo nel nostro computer. Ok, io ho messo a 2 giga, tanto dovrebbero bastare perché sono 300 e qualcosa mega, adesso non mi ricordo, ma basta andare a vedere nelle proprietà. No, 502 mega, quindi clicchiamo tasto destro formatta Infatti a 32, formattazione veloce, via, ok, perfetto. Una volta che ha fatto questo, apriamo la nostra chiavetta, clicchiamo adesso e incolliamo tutti i file che sarebbero quelli che vedete qua. Ok, come potete vedere qua c'è scritto versione 2, scusate, versione 13.00.57.05. Mi raccomando, questo pacchetto è solo ed esclusivamente per la 500X. Una volta che abbiamo copiato tutti i file nella nostra chiavetta, così è come sto facendo io, non la cartella intera ma i file singoli, ci richiamo in auto e vediamo il prossimo procedimento. Allora, prima cosa da fare è vedere ovviamente il software che montiamo, quindi inseriamo la chiave nel quadro, giriamo in modalità marcia senza metterla in moto, non c'è bisogno. Aspettiamo un attimo appunto che la radio si accenda. Poi, allora, in alcuni modelli tipo questo, che è diciamo uno dei primi, teniamo premuto setting per un po' di secondi. Vedete, viene pure questa scritta qua. Clicchiamo setting. Andiamo su General e vediamo che c'è la versione software che è installata. In alcune altre Conet dobbiamo schiacciare in contemporanea radio media e browse insieme per 5 secondi, oppure alcune solo radio e browse. Quindi provate o solo setting o radio enter qua, oppure radio media e enter per 5 secondi. Una volta fatto, schiacciamo qua e ritorna di nuovo in modalità normale. Poi nella chiavetta abbiamo messo il file che appunto vi ho fatto vedere prima, quindi una volta copiato tutti i file lo mettiamo nella solita chiavetta porta USB, che è l'unica che c'è. La inseriamo, aspettiamo un attimo qualche secondo che fa la verifica. Come vedete, ecco, vedete che dice software update, quindi di attendere un attimo che controlla appunto la versione che ha nella chiavetta rispetto a quella attualmente montata. Dopodiché lanceremo l'aggiornamento. Allora, come vedete, all'incirca dice di non, appunto, non rimuovere la chiavetta, ci va, vedete, approssimativamente 30 minuti di tempo per poter fare questa installazione, questa
Questo aggiornamento del firmware, questo aggiornamento va bene per tutti i modelli, sia con il navigatore sia senza navigatore. Cosa c'è altro da dire? Mi raccomando, la chiavetta formattatela in FAT32, come vi ho fatto vedere appunto prima nel primo passaggio, dove abbiamo formattato sia la chiavetta e inserito i file sulla chiavetta. Appunto, i file non va alla cartella intera, ma bensì l'interno della cartella, come abbiamo visto. Allora, vi può capitare che la prima volta mi dice errore, come è successo a me, basta togliere la chiave, la chiavetta USB, riaccendere col pulsantino la chiave e inserire di nuovo l'USB, e riparte come vedete in questo momento. Quindi attendiamo questi 30 minuti e vediamo appunto poi dopo se è andato a buon fine il cambio, diciamo, del firmware, che poi questo è l'ultimo che c'è al momento. Ok, vedete? Quando ha finito vi dirà questo, e poi togliamo l'USB così, in modo che poi si riavvierà e vedremo se ha aggiornato il film. Ma dicendo che appunto ha fatto l'aggiornamento, è avvenuto, sicuramente il film è quello nuovo. E vi capiterà, mentre sto aggiornando, se abbassiamo la radio, adesso si vede il display ma si sente l'audio. E vi capiterà, mentre aggiornate, appunto vi stavo dicendo, che si riavvierà un po' di volte, ripartirà. Vi sembra da capo, ma non è così, perché si riprende da dove aveva, diciamo, terminato il riavvio. Quindi non preoccupatevi, è una cosa normale. Voi lasciateli la chiave USB finché non ha completamente terminato con quella scritta che avete visto adesso. Io ovviamente ho tagliato il video perché ci va mezz'ora e più per fare l'aggiornamento, appunto. In teoria adesso l'aggiornamento è fatto, e al prossimo tutorial. Ciao ciao!